ragazzi. E arriva, sono veramente divertiti, no? Ovviamente. Comunque Skyrim sulla Switch è il peggior acquisto che un umano possa fare. No. Ti giuro, poi è completamente i meno. Soldi a Todd Howard. Il custom stage di JoJo si è scaricato, boh, a caso. Sì. È più bello quello stage tutto di ghiaccio che era a fianco. Stupendo. Ma io devo cambiare la grafica. Tra un attimo commento anche giù. Ok. E Petta Didi no. Sì, ho swappato già. No, già swappato. Ricchio. Ah no no. No, Petta Didi. Ma allora sarà un casino, non capiremo niente. Vabbè. Allora. Per il momento la percentuale sembra essere tutta a favore di Rick Chick, il dottor cicalese, come dice la chat. Tra l'altro la chat è composta solo da Zamp, veramente. Zamp e Moonbot hanno parlato oggi. E Petta che è però qui, quindi. Allora, infatti quanti è che stanno vedendo tornato? Dando, vabbè, prendere una stock. Un bel vantaggio però. Sì, per il momento sì, una stock piena piena per... a favore di Rick. Aspetta, intrecciato c'è Rick Chick intanto spara un bestemmione. Ma sì. Ma sì. Salerno anche questo, signore. Infatti tira quando butta a terra la sedia. Che proprio fatto a buttare a terra la sedia. E l'ha ripreso subito, l'ha fatto morire. Ok, allora. Intanto. Situazione ancora. Bello il smash di Rick Chick che porta off stage. A Rick basta poco per uccidere un po' il leggio con l'up smash. Però stai in difficoltà. E Petta prende la prima stock. Ma Roberto. Cioè non chiama Roberto, capito? Che prende la prima stock col bear, però sembra quasi finita anche la sua seconda vita. Ricordiamo siamo in Winter Finals tra il 4 che è appunto Otterborn e il 6 che è Rick Chick, il nostro player di Evolut. E vedi. Insomma che stanno un po' quasi con questa banana, bello banana pear. Bello anche il bear di Rick Chick. Potrebbe trovare la kill, lo fa, lo fa la pettata, lo killa con il bear, fa la pettata contro Petta. Che prende la banana con il nair. Saggia mossa da parte di Rick Chick che non arriva in neutral B. Diciamo che il fatto che Otterborn conosca Palutena potrebbe un attimo andare contro Rick, che magari non tanto in questo game ma nei prossimi potrebbe eventualmente valutare un cambio, perché comunque ha tanti personaggi a disposizione. Copre bene Otterborn con il Fair, se lo sta tenendo un po' a distanza, ma comunque sta provando un approccio più aggressivo. Bella la banana da un tilt, niente da fare. Vai il bear di Rick Chick. Daniel, alla fine poi il colpo l'ha ottenuto Otterborn. È una banana, smash non connette. È bear. Qua a questo punto di Valutena potrebbe uccidere a un momento all'altro. Va con il neutral B, prende il film, niente da fare. Ha preso la banana in mano, il down tilt non connette nel dash attack. B. Prova il no smash di lettura, ma Otterborn riesce a scudare subito. Se servono un po' di giocatori, bello il fair di Rick Chick, non se l'aspettava Otterborn. Arriva il jetpack di Diddy a prendersi un po' di percentuale, ma comunque ormai sembra che insomma la partita sia pienamente a favore di Rick Chick con una stock piena, ma comunque Petta riesce a portarsi almeno un'altra stock a casa, ridà un tri-stock, magari potrebbe anche comebackare a questo punto con un po' di banane pazze. Sì. Eccolo, banana in tripresa. Non è possibile. Gentleman, no, pop-off per il free play. Incredibile. Arriva la down throw di Palutena, Jetman fa brutti gesti e intanto la prende di si porta a casa la prima, se la prende di appena. Primo game di questa Winner Finals. Winner Final di, insomma, della prima edizione dei nostri Nemesini, di Block Series presso lo Tagu Garden, il piano Nicola Mascati numero 3 a Torrione, quartiere di Salerno. In Campania, in Italia, nel mondo. In Italia. Salerno, vicino insomma, in Marocco. Un po' confuso Otterborn su quale sia il picco corretto. Non ho visto nemmeno dove sono andati. Ma non fa niente. No, stadium. Allora si rimanico personaggi. Però però attenzione, perché abbiamo un ditto Palutena per la gioia della chat di Twitch.
doppia Palutena, vediamo chi è la Palutena più, più forte d'Italia, di Salerno, poi d'Italia. E ok. Sta io scrivendo col telefono niente. In questo momento. Non capirò nulla. Per me va bene, prendo il telefono in mano e ciao ragazzi. Ok, possiamo fare un po' di commentare almeno. Però ora leggero vantaggio. Scambio, però allora. Leggero vantaggio di Rick. Leggero vantaggio. No, direi di. Quello. Quello là. Quello là. Quello lì recupera. Quell'altro prova. Attenzione, quell'altro però, prende la stop su quello lì. Quello bella smash. Street. Bella, bella. Da parte di qualcuno, non so chi. Da parte di Rick, da parte di Rick. Era Rick, era Rick. Era Rick, era Rick. Okay, era Rick. Non era povero, era Rick. Ah, ok. Signori, lo streaming è finito, esatto. Dopo questa tristissima battuta c'è sul gelo. Così Otrebor non si deve entrare più del caldo. Adesso vanno i titronger sulle battute del video. Non l'abbia sentita nessuno, sinceramente. Ma non lo so. Cioè, per questo sono i VOD, capito? A finire. Comunque, cancella, cancella. Cancellato. Ok, il dash attack, prova il Dir. Il Chick sta un po' soffrendo questo ditto, secondo me, Otrebor. Sì, assolutamente. Il vantaggio prima è tutto la parte di okay. Ma mi si chiama di nuovo, ma non ce la faccio. Questo è Betta. Sì. E questo è Rick, quello lo sì, ma un paio di colpi e ho betto che trovarsi a Kick per sempre veramente. Io dopo gli faccio cambiare skin. Allora. La grab da parte di Otrebor. Ok. Un po' strano questo neutral B. Ma sicuramente Roberto sa quello che fa. Non preme tasti a caso assolutamente. Ok, la situazione ora si sta mettendo. Bilanciato. Un pareggio, pareggio. Sta vincendo quella rossa, ma è veramente di pochissima percentuale. Il 10% sta per cadere come una pera, il Chick. Anzi, come una pera ricotta. Ma? Oh, ha provato un semi-gimp o qualcosa, ma no. Si porta in fase di stage control, Otrebor e... Bello questo Birb, è spaziato da parte di Rick Chick che si prende la sua seconda stock in questa mini finals. Forse il sogno di Rick Chick di avere una grand final e perderla poi successivamente si avvererà. Vediamo. Attenzione perché Pet okay. Si riesce a prendere ora questa. Siamo totalmente in parità. Stock, siamo in parità totale a parte a meno che non considerate un 1%. Che secondo me è comunque una percentuale che fa tanto caro Lab. Questo scambio di neutral B che potevamo tranquillamente evitare arriva la giostra arriva. Di Otrebor, tutta di Nair, vuole rispondere X per far vedere che anche lui sa premere XA contemporaneamente, ma pare che Otrebor ci riesca meglio in questo momento, attenzione certo. Neutral B per rientrare. Fa il parry su un hit del neutral B, bello l'up tilt, sembra certo. La percentuale sorridere in questo momento a Otrebor che prova un down throw into fair, bello down tilt, niente. Si riporta sullo stage, un altro scambio di neutral B, hitta solo quello di Ricic, attenzione perché è down throw, into fail, into fail, attenzione potrebbe okay, essere bello okay, questo fail, non è entrato, peccato, attenzione Nair, into flying flames, risponde Otrebor con fail, bello down tilt, poteva quasi killare, attenzione altro fail, la percentuale alla fine siamo lì, a questo punto è invece prende l'exploding flame di Otrebor che si porta a casa il suo primo game. Oh, no. Siamo al game 2 di questa lunghissima best of 5 e insomma molto lungo. Ma intanto vabbè no, devo già stream loro anche se poi sì, non finiamo più ragazzi, ma Armedino li mandiamo in stream, giusto? Allora c'è un po' di rivalità, rivalità pacifica priva esente totalmente di termini scambi tra Milord certo. Dell'alta società inglese ovviamente invitandosi a vicenda a sorseggiare del vino francese con del caviale alla reggia di Caserta li ospito io Caserta vabbè intanto comincia questo fantastico terzo game, come vedi la chat è piena, cioè proprio... La chat è strapiena, sta straripando, non riusciamo a leggere tutto. L'ultimo messaggio di Zapp è stato quando Petto ancora Diddy, quasi andato. Esattamente. Questa è la grab di... Di nuovo la... Di qualcuno? Ok. Ok, si fa strada a suon di Bear, down tilt. Intanto dash attack di Rick. Up B, io devo rimettersi lo stage, quindi è un drama, ma... Parterà girandola, ok, solo una.
Ick è la percentuale magica, non può perdere. Si è spaventato Ote perché se n'è accorto. Ok, non c'era più. Vabbè, allora è finita. Esatto, è finita l'invincibilità totale. Infatti è arrivato un troll. Ok, poi... però un trade con tanto di kill. Insomma, attenzione al T-Bag da parte di Rick. Da parte di Rick. E inizia anche la giostra di Rick con i neri. Nera per, siamo ben 34% signori. Il down air di Petta sullo shield, poco safe, ma comunque ha fatto il suo. Sei dash attack. Bello questo bear, ma è spaziato. Tra un po' dovremmo spammare che inizia ancora la gran fame del tutto. Comunque. Ok, no, ancora niente. Ah, ok, ho quasi. Prova il bear. Neutral B. Dash attack. Okay. No, già preso già, ok. Intanto Rick è ancora a 3 stock, tra l'altro. Sì, Rick è ancora a 3 stock, sto dando adesso, c'è una stock piena per di vantaggio per Riccardone Cicalese, ma è stata appena derubata dalla play di Otreborn. Con l'ultimissimo hit durato appena 1800 anni della play. Sione vuole killare subito con uno smash un po' birichino questo Big Chick. Questo Big Chick. Big Chick. Bello, oh, da smesso. Arrivano dei termini bella. Poco felici da parte di Otreborn, che censureremo per mantenere il canale family friendly. Esatto. Comunque non è ancora detto l'ultima parola, anche se arriva bello questo neutral beast. Però Rick sta prendendo un momento. Aperto però trova a rispondere. Si è subito messo in insulto e discottato da tutta Sears. Adesso il winner finals sta vincendo, la fortuna gli sta sorridendo, sicuramente non la skill. E attenzione. Sicuramente Evolute Gaming sarà fiera del suo player Big Chick. Proprio di Elevate succo di censura. Esatto, perché il suo nome di Telegram, non possiamo dirlo qui, in questa sede. E, insomma, al momento c'è una stock piena. Rick è sull'orlo della vittoria, ma come sempre non si sa mai in queste situazioni. Qualsiasi pure un fail. Vabbè, qualcosa. Sono stream comunque di qualità, Zampo, poi dipende dalla qualità che cerchi. Comunque, Rick la prende. E comunque, intanto, mentre Zampo ci racconta questi aneddoti di vita vissuta, Rick Chick si porta a casa il suo secondo game e in questo momento deve recuperare ben due game il nostro Otreborn di fiducia per poter arrivare in gran panna a sfidare chi lo sa. A questo punto, se vedete punto escavativo bracket, vedete che la nostra bracket è molto variegata. Tra l'altro, raga, ha capito? Quello prima di questo, Stadium. Comunque ragazzi, questo torneo è pazzissimo, cioè io e Dina eravamo sì 1-2, io sono già morto, Dina è losers. Io credo sempre losers Dina, perché è tipo una macchina da guerra. Sì, upset anche magari dalla tua player meno conosciuti, come Cartigax che ha mandato Wolflink in loser. Sì, infatti. Wolflink prima di quel match ha detto no, io sto carico. Poi ha preso 3-0 la parte di Cartigax, alla fine il controller è tondo, quindi non si sa mai chi va a vincere. Rick pure mi aveva già battuto 3-0, ma certo. Un anno fa, però stavolta è andata meglio, però sono stato sfigato. Okay, questo potenziale ultimo game della Win & Fun. Questo possibilmente ultimo game. Valutena. Questo speriamo ultimo game. con la musica di Pac-Man. Una delle grandi novità della Gioventù 8.1.0 è quella su Battlefield Final Destination, ci sono tutte le musiche. Intanto c'è un ottimo inizio da parte di Roberto. Che comunque non sentiamo. Sì, un ottimo inizio. Ah, ma quello. Sì, è Roberto, ok. Sì. Quello nero è Roberto, quello. Sì. Ok. Bello, bellissimo. Volevo estendere questo mino il nostro Robertone. Torna sullo stage, forse Rick Chick, eccolo qui, era scoperto di sull'edge, copre bene il rientro il nostro Otreborn. Bello il bear di Rick Chick. Davide, io devo comprare il lab. Sì, ho 5 minuti. Te ne vai? Sì, però secondo me è prova, va bene. Va bene? Poi sì. Puoi gestire tu la finale. Sì, più tanto ragazzi, vedere come tornare. Ok. Allora Rick è sull'orlo del schiattare, infatti sì. Appena schiattato per proprio dirti che ricordiamo che se l'abbiamo fatto proprio il patch fa. E ora uccide, cioè già prima uccideva, ora uccide di più. Io ho perso il mio passaggio a casa, signori. Andiamo.
Diane, dannazione. Dannazione. Che è successo intanto? Intanto Rick ha perso una stock. Rick ha perso una stock, su cose che capitano in un gioco con delle stock, cioè c'è chi vince e chi perde. Esatto. E questo evento Rick sta perdendo. E, insomma, questo è il commento di qualità. Esatto. Intanto. Bene, il Neutral B. Rick cerca scuro. Di rispondere in qualche modo. Sì, Rick sta giocando un attimo aggressivo. Infatti, sta andando bene. E sembra stare funzionando. In realtà, bella la contro. Quanto possa essere bella la contro di voi. No, una pair che. Fa un bel po' di danni utili. Ok. Ok, nail, a fair. A fair. No, bear. Gennaro. Ah, non c'è Gennaro. Vabbè. Cioè no, ma te ne stai andando? Devo vedere come tornare dopo. Devo vedere come tornare. Ah? Adesso? Ma tu te ne vai mo? Intanto stanno alla winner final. Devo fare loser final e grand final, fra. Sì. Allora, intanto. Però fatti free play con Wolf. Intanto, c'è ancora una situazione, già si è messa un po' più in pari, nonostante ciò. Penso che Rick sia sul. Che sia per morire, ma. Ok, no. Ancora no. Roberto però cerca di togliere la stock a tutti i costi perché sta a 155%. Rick se no, aspetta. Se no prende il treno. Ok. Se vuoi Roberto prende il treno, di non puoi aspettare. Però gioca con Wolf. Dash attack da parte di Rick. Nair, Nair. Gioca con lui. Gira, gira, gira. Sì, è forte. La ruota, non lo so, ho detto qualcosa. Ah, sta facendo. Ale, ma sta andando via. Dair, no. Bel Dair. Bellissimo. Neutral B. Ah, ok. Neutral B. Backair. No. Rick. Altro Backair sull'app B di Roberto. Notevole, devo dire. Mi sono messo un po' di cose, sta vincendo. Ma adesso okay, Rick ha recuperato. Pari, potrebbe recuperato essere abbastanza. La fine del torneo della winner, della winner per nostro Otrebor. La viva la down throw di Rick Chick. Ma Roberto si sta svegliando. Down B un po' a casa. Per dare che sbaglia di aria prende down throw bear, mi fa troppo libera. Per down tilt, refill. 100% di differenza. Il nostro Dragon che sta per andare via. Questa per fare. Attenzione, voleva fare un po' il pazzo uomo, ma ha avuto un okay. Attimo di sussulto, di situazione. Ok, perché Rick quasi morto, ma ce lo può fare tranquillamente. Don't throw. Guarda, don't throw, Otrebor. Don't throw. E prende la shield con la tilt e ci tocca un altro game 5. Quindi lascio qui il comitato. Carmen! E mi sa che ci conviene. 5 minuti, allora adesso commento questo tema. Cosa? Siamo al game. Game 5. Ma tu vai via con loro? Sì, vado con loro, mi dovrei andare. Sì, sì, lo so. Facciamo un cambio di microfono al volo. Anzi, Bob, se mi prendi il zaino con la rossa, cioè nero rosso, bravissimo. Sì. Faccio questo cambio di microfono. Faccio l'adesso PG e invece devo di vedere di nuovo. Lo so benissimo, Zab, soprattutto dopo oggi. Ma piangere è inutile. Studiare il matchup non è inutile. Come ha detto Sun Tzu, l'arte della guerra. Ultima ora. Mi scena! Ma è con l'impano, mi serve. Ma servono di due, ma certo servono di due. Mi scena! Ragazzi, io, Davcam e Nezzapo vi salutiamo. No, aspetta, commentiamo quest'ultimo. Diciamo a commentare quest'ultimo? Sì, sì, perché hai detto che hanno 5 minuti ce la facciamo. Va bene. Intanto arrivano le ultime notizie da quella che è la situazione politica internazionale. Sì, forse tu non sai la norma, c'è questo Michel che è un main Yoshi su Elite che ha incontrato l'intera Italia e tutti lo odiano, quindi adesso è uscito uno che si chiama come lui, quindi bellissimo. Allora è politica, anche politica. Va bene. Ok, andiamo.
Abbiamo la dichiarazione della Lord di Smash Italia Online. A meno che i due player non si incontreranno in Grand Final, cosa che comunque è totalmente possibile. Sì, dato esatto, che è possibile. C'è anche Dynamite come valutena, l'unica salvezza è una Samus. Comunque, vediamo. Ottimo inizio della partita di Rick. Ottimo Rick Chick che si spazia benissimo questo Otrebor che esita un po' a tornare sullo stage. Bello questo Nair. Fair. Fair. Arriva stata buona. Lash attack, podio alle palle. Sì, a meno che Arme non ci salva la vita, sì. Cioè, okay. Zampio, devo fare la grafica con tre palle. Ha già preso la Ri. La Ri, più la stock. Rick ti ha preso la stock. E te finché state bene. Vabbè. Vabbè. Non ti preoccupare. Questo è solo riscaldamento. Io non tornerò full force, lo prometto. Non vediamo l'ora, guarda. Con Victor Bell. Comunque. Detto questo. La musichetta super hype. La musica, I'm top domanda nel Jester Climbing. Intanto una postazione è stata appena smontata. Tanto Rick è diventato Rip Chic in questo momento. Ma grazie per l'accompagnamento musicale, perfetto. Ok, Roberto sembra che stia cercando una per. Cercando un attimo i suoi spazi. Veramente non so che potrebbe essere in parità, da questa partita. Tuttavia, ok. Se il nostro player è di Castellammare di Stabia o di Napoli. Non so dove, però Napoli. Arriva la bracket richiesta da Prometeo. Ciao Prome. Ciao Prometeo. E Vectro. Vectro. Tanto Roberto è già in vantaggio per ora. Bello Nair. Fun. Uè. Veramente la situazione è veramente even. Arriva là dentro da parte di Rick Chick. Prova a coprire col down tilt. Una serie no, di berre. No, Bale Festival. Zoom scudo. Zoom Disney Festival. Bale Festival. Ok, c'hanno giusto 3%. Sì, ragazzi. Ora, non so contare. 16%. Vabbè, sì, 16, quello è. Un po' per cento. Ok. Percento. Hanno del percento. Ricchio viene sbalzato via nella quadrina blast zone, ma vediamo se riesce a recuperare. Prova a difendere, no. DS. Muore di becchino. Otrebor con il suo bear. Un attimo di attesa, si sono guardati in faccia le Palutena. Sì. Si sono chieste perché stiamo giocando ditto Palutena. Esatto. Ma vabbè, insomma. Okay. Otrebor si riesce a prendere questo Rick Chick e dovrebbe subito chiudere la stock prima che sia troppo tardi per lui e per insomma, la sua carriera in Winner Finals. Non vuole assolutamente deludere Evolut Gaming questo Rick Chick. Esatto. Alla down throw, into bear, niente di fatto. Forse riesce a chiudere adesso. Che non niente penso. Niente con la back throw era. Centro stage non ce la faceva. Left, down smash. Ok, Nair. E, insomma. Altro scambi di bear vari. Di scambi a bear, scambi a bear. Qui Guido, siamo troppo qua dentro ragazzi. Ok. Siamo troppo. Rick. A rischio. Ok, però qui abbiamo una percentuale full per Otrebor che prendono dentro, niente da fare. Ah, quasi. Allora, Roberto basta molto poco per vincere, ma sì, assolutamente non è detta l'ultima parola, arriva un fair in ma è sempre possibile un qualche reverso di qualche modo. Certo. Soprattutto un personaggio come Palutena pieno di sorprese, ma soprattutto comunque di modi per riportarsi a casa lo stock. Attenzione, infatti qua diamo un approccio interessante con la Pier. Xic fa i parry sulle jab. Sulle jab. Ma potrebbe rubarle in qualsiasi modo. Non so chi è chi in questo momento. Ok. Questo è Petta. Petta, sì. Per un po' early, forse andare a recupero. Alberto penso abbia provato un Trump senza riuscirci. Dovrebbe stare molto attento qui perché qualsiasi hit potrebbe stare. Oh. Questo neutral B è stato molto pericoloso, arriva il bear. E Otrebor si porta a casa questo illegale. E si porta a casa Otrebor la sua. E si porta la Grand Final. Il final. E Zappo sottolinea che uno mi segue su Twitch, lo segue su Twitch e l'altro no. Un po'. Solo che uno mi segue su Twitch. 3 a 2 per il nostro Otrebor. Ragazzi, io vi saluto. Arriva la Grand Final. Davide Dragone, vi saluto a tutti.